sede che abbiamo realizzato l'anno scorso e non siamo riusciti a fare l'inaugurazione l'anno scorso, la facciamo adesso, anche se ancora siamo in una situazione un po' complicata, però vogliamo dare anche un segnale così di positività, di uscita dal tunnel. E così, con il tradizionale taglio del nastro, è stato ufficialmente inaugurato il nuovo concessionario Borsoi, situato in via Castellana a Treviso. Un moderno showroom dove trovare tanti modelli nuovi, ma anche auto usate chilometro zero. Un forte esempio di come, pur in un periodo di incertezza, si possa guardare avanti e continuare ad investire sul territorio. In un periodo complicato è bello venire a inaugurare delle attività che investono, che aprono, che creano posti di lavoro, che guardano al futuro con fiducia e trasmettono tra l'altro fiducia a tutti noi. Borsoi opera nel settore automobilistico da oltre 40 anni, precisamente da quel 1974, anno di fondazione della storica concessionaria di Oderzo. Ora le sedi sono 5 tra Venezia e Treviso, con oltre 100 collaboratori, e il gruppo rappresenta nel territorio i marchi Nissan, Renault, Dacia, Seat, Cupra e Yamaha. L'inaugurazione è stata anche l'occasione per presentare in anteprima nazionale il nuovo Qashqai, la terza generazione del crossover Nissan dal design elegante, con due motorizzazioni possibili, ibrido e D-Power. Adesso ha deciso di eliminare tutte le motorizzazioni a diesel e puntare a una gamma elettrica e ibrida, quindi diciamo tutte le motorizzazioni che arriveranno d'ora in poi, a partire da questa che è mild hybrid, anche tutte le nuove vetture che verranno presentate saranno ibride o elettriche al 100%. Inoltre questo è un prodotto che diciamo sposa appieno quella che è la nostra filosofia anche di azienda, di portare il cliente sempre verso un prodotto più ecologico, più rispettoso dell'ambiente e quindi più in sintonia con quello che sarà il futuro di questo mondo. Insomma, Borsoi è in prima linea nel portare avanti l'attenzione all'ambiente e alla riduzione delle emissioni.